finalmente Reed. Ciao. VA, la ricognizione è conclusa. Preparati, meno male. Vediamoci da Alex. Certo, ci vediamo lì. Ci hai messo un sacco a rispondermi. Ricordi l'ultima volta che ne abbiamo parlato? Certo. Ehi? Eh sì, aspetta. Ah, V, eccoti. Disturbo qualcosa? Che ora? Qui abbiamo quasi ultimato il piano. E vaffanculo, io aspettavo te. Come sta andando allora, qui? Come procede? C'è solo una piccola divergenza di opinioni da chiarire. Ovvero? Prima di sì avevamo questa operazione in Colombia. Medellin, la prima missione di Song. Alex, abbiamo di meglio da fare che divancare il passato. No, dai, racconta. Che è successo a Medellin? Che operazione era? Magari riusciamo a capire avevamo qualcosa di più. Ho puntato un contatto del presidente colombiano, un tizio che gli vendeva tecnologia di contrabbando. Stai dicendo che la FIA muove i fili oltreoceano. Buona parte del nostro lavoro non finisce nei rapporti ufficiali. Chiaramente. Comunque, anche in quella missione abbiamo usato identità fasulle. Uh-huh. Le cose non sono andate come previsto, ma è una storia lunga. Vabbè, meglio che niente. Sentiamo. Possiamo prenderci un minuto di pausa. Potrei persino scoprire qualcosa di utile su Somi. Va bene. Il nostro uomo era un tale Luis Hernandez, un peso massimo del traffico d'armi. Volevamo infiltrare un agente nella sua organizzazione. Uh-huh. Alex impersonava una degli ingegneri della cerchia di Hernandez. Era il nostro biglietto d'ingresso. Un giorno entra per una riunione e vede una delle ragazze di Luis, tipica modella da copertina, che portava fuori il Doberman di lui. Lui era così, spendeva un sacco di soldi in roba costosa e pacchiana. Ok. E poi cos'è successo? Beh, Somi aveva preparato il fascicolo su Hernandez. Ma l'era sfuggito un dettaglio importante. L'ingegnere aveva paura dei cani. Sudore freddo, mani che tremano, pantaloni fradici. Quel tipo di paura. Ah, ok, un piscia sotto. Quando il Doberman annusa il ginocchio di Alex, lei lo accarezza sulla testa e dice: che bel cagnolone. Poi prende una sedia al tavolo di Hernandez. Prima ancora di potersi sedere, si è ritrovata con una pistola alla schiena e due alla testa. La madonna. E come avete fatto? E cosa hai fatto? Beh, avevo le mani legate, un sacco sulla testa e un manganello pronto a entrare in azione. Tac! Ho fatto quello che avrebbe fatto chiunque. Hai iniziato a sparare? Ho mentito come se non ci fosse un domani. Ne porto ancora i segni. Ok, gente, torniamo a Night City. Concentrati su un nuovo bersaglio. Beh, Somi ha detto che non sbaglia più due volte sugli stessi errori, quindi in teoria possiamo presumere che lei sappia cosa sta facendo, forse, in questa missione. Missione, tra virgolette, tra l'altro, visto che la stiamo salvando. Abbiamo analizzato lo shard che ci ha dato Somi. Ok. Sono fondamenta solide per la nostra missione. Tutto fatto, sorveglianza, ricognizione, raccolta dati, pianificazione. È ora di rimediare ad alcuni torti del passato. Fanculo, Reed, dacci un taglio, ok? Non hai nessuna colpa. Esatto, pensiamo ad ora e basta. Smetti di pensare al passato. No, è stata manipolata e non ha potuto contare sull'aiuto di nessuno. Tieni, Evie, qui trovi i dettagli della missione. Eccolo, shard. Alex ha ragione, smetti di preoccuparti. La colpa è della Myers, no? Forse hai ragione, ma è anche mia. Ok, il nostro obiettivo è liberare Somi dal controllo di Hans. Mm-hmm. Purtroppo questa non è una normale operazione di salvataggio. Perché? Beh, è stata infettata da qualcosa che proviene da oltre il Black Hole. Una conseguenza del suo lavoro per gli NUSA e la Myers. Ok. Non farò finta di capire i dettagli tecnici. La cosa importante è che se non riceverà cure al più presto, morirà. La cura come è anche noi. Che vive su una matrice neurale. Al momento Hans è nella matrice. Dobbiamo impossessarcene. Ok. Sentiamo il piano. Esatto. Hans incontrerà i Netrunner che già conosci. L'incontro noi due. È la nostra opportunità di avvicinarci a Song e alla matrice. Hansen ha ingaggiato i francesi perché anni fa lavoravano per la Militech. Conoscono i protocolli di sicurezza da cima a fondo. E gli venderanno i codici di accesso. Saranno utili quando Songbird dovrà estrarre la matrice dal mainframe di Cynosure. Hansen vuole i dati di un progetto di ricerca segreto Militech NUSA. Non ha idea che lì dentro c'è anche la matrice neurale. Abbiamo ottenuto le scansioni e gli imprint dei runner. Ora dobbiamo solo togliere di mezzo quei gemelli. Ma no, poverini! Chi sono comunque esattamente? Emeric e Aurore Cassel. Sappiamo altro oltre a quello che abbiamo visto. Se Songbird ha stilato i loro profili completi.
E? Brevissimamente, hanno iniziato la loro carriera alla Militech che si sono integrati a fondo, finché non hanno scoperto che il lato oscuro paga meglio. Già, non nascondono il loro amore per il denaro. Sì, l'avevo notato. Peccato che perderanno la prossima paga a causa nostra. Li fermeremo prima che raggiungano Hansen. E noi prendiamo il loro posto. Quindi li rapiremo. Come vogliamo procedere? Gireranno su un'auto noleggiata. Una debolezza che sfrutteremo. Ok. Tracceremo la loro auto e la dirotteremo prima che raggiungano Hansen allo stadio. Qui entri in gioco tu, V. Devi violare il sistema di tracciamento dell'autonoleggio. Alex ti fornirà i dettagli. Quando avremo i runner, voi prenderete il loro posto. Gli imprint comportamentali sono già sintonizzati. E infine dovremo vederci con lui. Parliamo della fase finale. L'incontro con Hansen. Giusto. Gli venderete i codici di accesso al mainframe. In altre parole, la chiave che apre il vostro armadietto delle medicine. Uno di voi andrà nel laboratorio con Somi per inserire i codici al momento giusto. Hansen terrà l'altro al suo fianco come io direzione. Io starò con Hansen, tu andrai con Songbird. Che è la una cosa migliore. Una volta che i dati inizieranno a fluire, mi farai un segnale. Disarmerò Hansen e neutralizzerò lui e i suoi. Sì, certo. Ce la fai da sola. Hansen e i suoi uomini. Hai intenzione di farli fuori da sola? I travestimenti non sono il mio unico talento, grazie. E poi ho il fattore sorpresa dalla mia. Sei molto dolce a preoccuparti comunque. Beh, mi preoccupo perché non vorrei trovarmela io la pistola addosso poi. A quanto pare la morte di Hansen è stata stabilita. L'ordine arriva direttamente dalla Myers ed è confermato. In fin dei conti ha cercato di fare fuori la presidente degli NUSA. E Songbird? E Songbird? Dobbiamo salvarla, come ti ha detto la presidente. Tutto chiaro? Se hai domande, ora è il momento di farle. Va bene, andiamo. Cristallino, mettiamoci a muro. Vogliamo parlare di come catturare i runner? Ne parliamo tra un minuto. Eccoci qua. Dunque, come rubiamo l'auto? Qual è il piano per intercettare i runner? Guidano un'auto a noleggio. Il piano è di violare il sistema dell'autonoleggio. Charon Exotics, specializzata in modelli rari. Ha stazioni di tracciamento in tutta la città. Accediamo alle stazioni e troveremo l'auto. C'è una stazione lì, vicino alla chiesa della Bibbia della Serenità di Pacifica. Dai un'occhiata. Violare la stazione, rintracciare l'auto, molto bene. E poi? Usa questo piccolo aggeggio. Aprirà gli sportelli dell'auto, dandoti controllo totale del bagagliaio. Ok. Sembra abbastanza semplice. La tecnologia da decine di migliaia di Eddy fa filare liscio qualunque piano. Quando pensi di trovarti vicino a una stazione, scansiona i dintorni. Non sono nascoste, dovresti individuarle facilmente. D'accordo. Mi metto all'opera. Anche se ho paura che non sarà così semplice. Che palle che in questa sezione siamo ancora collegati con Songbird e non possiamo parlare con Johnny. Sto tizio che esce dal furgoncino. Tra l'altro il furgoncino mi sembra di averlo già visto al tempo. Neanche a farlo apposta c'è la missione di rubare un'auto qui. Bella tra l'altro. Accetti la ricetrasmittente. Oh la madonna. Che succede? Che è stato? Qualcosa è esploso qui. In teoria sei tu. Esatto. Eccoci qua. Chiave di completa. Quando mai non va qualcosa come deve? Ho un problema, Alex. Per ricreare la chiave di crittografia ci vorrà più di una stazione. Devo trovare le altre. Un secondo. Ok, ho un'altra stazione da provare. Quanto è lontana? Ah, peccato non essere intelligenti, vero? Mettiamoci al lavoro. In bocca al lupo. E chiama Reed non appena hai la chiave di crittografia. Certo. Dov'è? Ah, 800 metri, dai, si può fare. Ah, a proposito, ho comprato un nuovo veicolo grazie alle varie missioni di ruba le auto. Eccolo qui, eccolo qui. Bel macchinone, vero? Sei in ruote, lancia missili, che dire? Vi, non ho molto tempo per parlare. Ma due cose veloci. Dimmi. La prima, buone notizie. Sono riuscita ad aggiornare il firmware del tuo relic. Vedrai cosa intendo fare. Oh, fantastico. Sarai due. Hai detto due cose. Qual è la seconda? Ok, è molto importante. Deve restare tra noi. È una prova della mia fiducia. Ok. Ti mando delle coordinate.
Vieni dopo il tramonto. Potremmo parlare liberamente. Ok, devo andare. Ma ci vediamo presto. D'accordo. Incontra Somi tra le 23 e l'1. Occupiamoci di una cosa alla volta, intanto. Lo sapevo che questo era il mega edificio di David, cavolo. Ok, ecco un'altra ricetrasmittente. Sarà sicuramente qua sopra. Eccola lì, infatti. Speriamo che ne bastino due, allora. Cerchi qualcosa? Non la troverai qui. Rotta. Fantastico. Non funziona? Mannaggia. Vuoi che ti meno? Vuoi un consiglio? Posso dirti io come sistemarla se ci tieni tanto. Sì, dimmelo. A parte agli anziani serve aiuto con queste cose. Ok, allora, prima la spegni e poi la riaccendi. Vuoi dei soldi se per vuoi, questo? Posso dirti dove cercare il pulsante di accensione. Per 1000 eddi. Ti interessa? Te ne do 2000. Ok, gli eddi sono tutti tuoi. Grande, affare fatto. Quindi, l'interruttore? Dov'è? Non lo so esattamente, qui in giro. L'accordo era dirti dove cercare, non dove trovarlo. Adesso ti meno. Giocheremo a fuoco e acqua. Se ti avvicini o ti allontani, ti urliamo fuoco o acqua. Ah, va bene. Iniziamo a giocare, non è difficile. Meglio che nulla, insomma. Eccolo. Quasi fuoco. Ma che cazzo! La mia BD! No! Ma che cazzo, orca troia! E anche nella parte migliore, cazzo! Lo so, scusami. Corrente. Oh, dai, 1000 eddi spesi per una buona causa. Siamo tornati, baby! Yo, non ti azzardare a crepare qui! No! Dai, non ti tocco! Deve essere così che ci si sente ad avere un infarto. Ah, sei qui allora? Perfetto, Johnny. Grazie. Non l'ho fatto apposta. Ma devi darti una mossa. Il tempo stringe. Lo so, siamo anche a fine gioco, eh. Grazie, bambina, dell'aiuto. Sei fortunata che non ti meno. No, non si fa. Ecco fatto. E andiamo a incontrare Somi. A 1 chilometro da qua. Ottimo lavoro, inizierò a tracciare l'auto appena saranno dalle parti di Dogtown, lo saprò. Ci siamo, il segnale del tracker è attivo. Pure, di già? Ricordati, appena esiti dal via libera contattami subito. Siamo in un punto in cui un ritardo potrebbe mandare tutto all'aria. Però noi dobbiamo andare a incontrare Somi prima. Ora che hai sistemato quelle irritanti ritenute trasmittenti, perché non fai un salto al MOF, rilassarti, tirare un po' il fiato? Ho già strappato una bottiglia di quelle di occasione speciali, che ne dice parte maggiore della missione è sempre attesa. Magari passo dopo, grazie. Ti conviene sbrigarti, la bottiglia non durerà ancora a lungo. vabbè. Io prima vado da Somi, poi vediamo. È di nuovo il campo da basket, per caso? Ah, ok, no, non è il campo da basket. Forse è vicino, però. E aspettiamo Somi. Ah, bene. Sei tu, eccoti. Eccoci qui. Io e te, faccia a faccia. Beh, oddio, neanche troppo. Questo posto, non l'hai scelto a caso, immagino. È così. Volevo mostrarti una cosa. Significa molto per me. Potrebbe aiutare a mettere in prospettiva alcune cose. Ok. E significa che mi fido di te. Ottimo. Vieni qua. È un nascondiglio? Non sei neanche reale, sei digitale, puoi muoverti in mezzo alle piante. Quindi, cos'ha di speciale questo posto? Abitavo a 2 isolati da qui, quando ero assegnata a Night City. Qualcosa mi ha scansionato. Quelli del posto vengono qui dopo il tramonto. Grigliano, stappano birre, chiacchierano del più e del meno. Un bel posto per stare con gli amici, insomma. Certe volte venivo qui di sera. Ogni centimetro di questo posto è speciale. Mi ricorda Brooklyn. È da lì che vengo. Parlami di Brooklyn, allora. Mi piacerebbe saperne di più, di Brooklyn. Ho un ricordo. La notte prima di assaltare una fortezza Militech. Sono seduto. Tra l'altro, lei ho appena notato che ha la spilla della nostra maglietta. Grida giocose, risate. Qualcuno spara del funk dai gradini di casa sua. Si sente anche Willy. Fa i migliori hot dog del quartiere. Sta insultando un suo amico e nell'aria c'è il fumo di un falò.
familiare, accogliente. Beh, ricordi, insomma. Stavano festeggiando qualcosa? Sì, il giovedì. Vabbè, dai, vorresti tornare a casa, immagino. Di casa. Non si può tornare indietro, Fi. Come mai? Quando inizi a sentire la mancanza di qualcosa, di solito è troppo tardi. Non ti posso dare torto. Sii onesto, per favore, l'attacco. Oi. No, non posso. So che sei stata tu comunque. Sii onesta. Songbird, voglio che tu sia sincera con me. Io ho aiutato Hansen a tendere la trappola alla Myers. Lo immaginavo. Era il prezzo da pagare per la matrice neurale. Sì, avrei abbattuto l'aereo e consegnato la presidente, ma colpirla con un missile e poi darle la caccia non era negli accordi. L'hai tradita. E non solo lei. Niente è andato secondo i piani. Che cazzo di casino. Non si impara mai dagli errori, vero? Quindi qual era il tuo piano? Che tu salvassi la Myers mentre io prendevo la matrice dell'IA e che saremmo scappati prima che Kurt se ne accorgesse. Come no? Adesso Hansen ha cambiato i termini del nostro accordo. Sa che lo incolperanno dell'attacco, perciò vuole pararsi il culo. Quello che non sa è cosa c'è sul mainframe di Cynosure. Spera che siano dati da usare per ricattare gli NUSA. Quando invece... Dice che sono il mio biglietto per la libertà, ma credo proprio che quando li avrà, io sarò morta. È molto probabile. Ho fatto un casino, Fi, lo so. Ma non avevo scelta. C'è sempre... Lo sapevo... Guarda, lo stavo pensando. C'è sempre una scelta, Song. Sempre. No. Non questa volta. Per la Myers, per gli NUSA, sono solo un'altra arma del loro arsenale. Uno strumento per arrivare oltre il Blackwall. E armi o strumenti non possono prendere decisioni o scegliere di andare in pensione. Lo dici tu. Dobbiamo accettarne le conseguenze, comunque. Portiamo entrambi il fardello degli errori del passato. Non è facile. Io il biochip, tu il Blackwall. Stai dicendo che è colpa mia? No. No, dico solo che quando provi a salvare te stesso, di solito è qualcun altro a pagarne il prezzo. È per quello che sono andato da solo a combattere contro Adam Smasher. Sì. La verità nuda e cruda, cazzo. Sei l'unico di cui posso fidarmi ora. Sei anche l'unico... La domanda è... Che può salvarmi il culo. Pensi ancora di poterti fidare di me? Io devo fidarmi di te. Sento che questa è la prima volta che sei stata onesta con me. Già, con te e con me stessa. Oh. Devo lasciarmi tutto alle spalle. Kurt, gli NUSA, Reed, tutto quanto. Quindi Night City è la prima tappa della tua via di fuga? Night City è solo una tappa della tua fuga. Perché è sempre stato questo il piano, vero? Sì. È solo che le cose si sono complicate. Parecchio. Quando mai? Di certo non mi aspettavo di ritrovare i miei vecchi chum dell'agenzia. O che Kurt mi imprigionasse. Lo so. Sto scappando, Fi. Devo uscirne. E per farlo ho bisogno di te. Perché tu sai cosa significa. Lo so. Ok, diciamo che ti credo. Dopo che si fa? Andiamo avanti con la missione. Procuriamoci la matrice neurale. Mentre Reed e Alex lotteranno con Hansen, noi scapperemo. E poi? Mi aiuterai a lasciare la città. Ho già preso accordi con una clinica clandestina molto, molto lontana da Night City. Là, i bisturi potranno accedere alla matrice e usare un algoritmo per creare un prototipo della cura. Avranno bisogno che sia presente per fare il loro test. Quando avranno finito ti contatterò. E questo è tutto. È come se mi fossi tolta un peso dalle spalle. Ora devo chiederti. Sentiamo. Mi stai aiutando perché mi capisci o perché ho promesso di salvarti la vita? Entrambe le cose. Entrambe le cose. Saresti di casa, di sì.
Dici la verità quanto basta, ma mai troppo. Mi accontenterò. Credo sia tutto. Ora dovrai chiamare Reed e avvertirlo che è tutto pronto per l'incontro con Hansen. Ciao. Chissà se ho ancora tempo di andare da Alex. Oh, no, prima devo andare a prendere quell'arma. Ecco fatto. Ecco qui. Penso io. Ehi, ce l'hai fatta? Lo so, scusami. Mi sono portata avanti per calmare i nervi. Hai fatto bene. Sai, il tuo invito mi ha sorpreso. Sorpreso? Sul serio? Abbastanza. Non sapevo come interpretarlo. Ma sì, non è male prendersi una pausa ogni tanto. Ti ho scritto perché volevo parlare con qualcuno. Qualcuno che non fosse dell'agenzia, ma non un totale sconosciuto. Per non pensare alla missione senza bisogno di nascondere la mia identità. Non so se mi spiego. Certo che ti spieghi. Ok, di cosa volevi parlare? Beh, non è che mi sono fatta un elenco. Voleva solo parlare. Essere una persona normale. Esatto. Un attimo. Me stessa, nello specifico. Me e basta, Alex. Sì, capita anche a me. Non dispiacerebbe neanche a me. Lasciarmi alle spalle la vita da mercenario di Night City. Sì. Comunque, chi sei tu? Bella domanda. Con tutto quello che mi è successo ultimamente, è troppo presto per saperlo con certezza. Pensi mai a chi saresti se, ecco, la tua vita avesse preso una direzione diversa? Se fosse andata tutto come doveva, io dovevo essere ancora alla Arasaka. Sarei a capo del controspionaggio Arasaka Night City. Il mio vecchio capo ormai sarebbe morto. Sarei al suo posto. Un bell'ufficio d'angolo con vista su Corpo Plaza e la sensazione che tutto mi appartenga. Di avere il controllo. Quando non è così? Mi sembra terribile. Già, alla tua. Tu invece? Dove vorresti essere a parte in pensione? Ok, ora tocca a te. Chi saresti se non fossi un agente segreto e una maestra del travestimento? Un'attrice. Senza esitazione. Ho sempre sognato di vedere la mia faccia su una locandina. Adoro i musical. Sul serio? Sono un po' all'antica, quindi sì. Credo che sarei stata una stella delle brain dance. E invece fai la barista. Che ruolo vorresti? Qual è il ruolo dei tuoi sogni? Norma Desmond in Viale del Tramonto. Ma non credo che tu lo conosca. Credo che qualcuno ne abbia parlato in qualche missione, può essere? È un film vecchissimo. Allora era qualcos'altro. Un debole per i personaggi tragici. E poi mi rispecchio un po' in lei. Non sappiamo mollare. Ai nostri sogni, allora. Ai nostri sogni. Sono ciò che ci fa andare avanti. Quanto è vero. Lo sapevo che sarebbe successo, c'era un silenzio assurdo. C'era troppo silenzio perché non fosse la canzone il motivo. Che caruccetta comunque che è. Dai, voglio assecondarla, poverina. Ha bisogno di staccare un po'. Se ci andavamo era brutto. Non so perché. Lo fai molto spesso, vero? No. Cosa, ballare? Non direi. Si vede tanto? Non parlavo di ballare, ma non fa niente. Ah, intendeva forse tipo svagarsi? Dai, li lascio andare io. La canzone si chiama Make Me Feel Better. Canzone più appropriata non c'era, immagino. Stai meglio ora? Presto ti vedremo sui poster DVD. Lo sento. Ma prima devo ritirarmi. Quello sì. Beh, grazie per la bella serata. A presto, Vi. Ci vediamo presto. Chiamiamo Reed. Vi rapporto. Ho parlato con Songbird. Ho parlato con Somi. Ci sono novità. Sentiamole. Beh, innanzitutto, via libera.
Il nostro VIP è pronto per essere servito. Musica per le mie orecchie, che altro c'è? Songbird si è aperta un po' sulla sua situazione. È davvero pessima. Questa tecnologia è la sua unica possibilità. Lo capisco, davvero. Motivo in più per concentrarci sulla nostra missione e mettere le mani sulla cura. Abbiamo tante cose da raccontare. Vabbè, lasciamo perdere, non diciamo di più. Sì, un'altra cosa. Ti serve del cromo nuovo, un impianto che supporti imprint comportamentali. D'accordo. Ti mando i dettagli di una clinica. La bisturi ti aspetta. La bisturi, quindi non è lui. Dille che sei colleziona gingilli della guerra di unificazione. Saprà che hai la mia benedizione. D'accordo. Dove si trova? 500 metri. Ho riflettuto sulla nostra conversazione, immaginavo. Non riuscivo a scrollarmi di dosso la sensazione di déjà vu. Eri risvegliato un ricordo che era sbiadito. Uno a cui ripenserò con piacere. Ricordo di cosa? Un'altra conversazione che ho avuto con un altro caro amico. Onesta, vera, senza fini. Dopo tutti questi anni dell'agenzia, soppesare ogni parola, ogni gesto, ogni espressione, guardarmi sempre alle spalle, sai cosa vuol dire? Purtroppo sì. Lavoravamo comunque dentro la Rasaka. Ho visto in te ciò che un po' di tempo vedevo allo specchio. Un animale in trappola che ha perso la speranza di essere libero. Motivo in più per lottare fianco a fianco. Che carina. Oh, dove? Non mi sembra sia là dentro. Ah, e invece sì, già si menavano ancora prima che inizia, che arrivasse. Vabbè, mi introduco io ora. Arrivare per ultimi e prendersi tutti i meriti. Siamo proprio italiani, voglio dire. Fatto. E che cosa ci troviamo dentro? Stabilizzatore isometrico. Ok. Mi chiedo se la bisturi che troveremo ci permette di modificare e se abbia anche qualcosa di unico. Scusatemi, permesso. Buonasera. Ehi. Ciao. Sei Farida? Sì, siamo chiusi. So che collezioni roba bella. Ho qualcosa che potrebbe interessarti. Ne dubito. Collezioni gingilli della guerra di unificazione. Entra. Grazie. Ciao. Scusa per l'accoglienza brusca. Ah, non ti preoccupare. Da quando si è schiantato un certo spazioplano, la prudenza non è mai troppa. Hai ragione. Ah, ciao Reed. Vi, è un piacere vederti. Sì, anche per me. Fortuna che sei qui, Reed. Dobbiamo parlare. Mi hai tolto le parole di bocca. Come mai? Sono qui per Somi. Sì, ho passato ovvio ore a rifletterci, a mettermi nei suoi panni. E? Dovevo capire cosa ha passato per arrivare al tradimento. È cambiata in questi 7 anni. Basi le tue aspettative sulla donna che conoscevi, non su quella che è diventata. I comuni denominatori non sono cambiati. Beh, oddio. È in trappola. Non qui e ora. Ma da mesi. Anzi, anni in realtà. Già. La colpa è della Myers. Non sa perdere, fa di tutto per evitarlo. Songbird, il Blackwall, vuole sempre un vantaggio sui suoi nemici. Non c'è da stupirsi se Somi non si fida di nessuno, a parte te, almeno un po'. La seconda è cattiva, però... C'è una cella già pronta ad attenderla. Somi lo sa bene. Lei sopravvivrà. È questo che conta davvero. Certo, la Myers la vuole viva, ma non dimenticherà mai che ha attentato alla sua vita. La Myers non la perdonerà, ma non significa che io non possa farlo. Tu lavori per la Myers, ha tentato di uccidere anche te, di cosa vuoi convincermi? Di cosa vuoi convincermi, Rita? Di niente, provo solo a farti riflettere. Ok, spezzeremo la catena che Hansen le ha stretto intorno al collo, e poi? Ci nasconderemo in un luogo sicuro, le faremo qualche domanda, troveremo un punto d'incontro. Quando avrò le risposte che cerco, l'aiuterò personalmente a sparire, lontana da tutto e da tutti. Myers inclusa. È proprio una bella storiella. Non mi stupisce da qualcuno che reclutava spie per lavoro. Cazzo. No, ascoltami. Non è che non mi fidi di lui, è che è fedele alla causa lui. Ho agganci in Europa. Troveremo la clinica migliore. Vi sistemeranno, ripareranno ciò che è rotto.
appena avrete la cura che vi serve. Poi? Ma prima devo aiutare Somi. È nei guai. Ho paura che non sappia cosa sta facendo. Non ti fidi di lei? Non mi fido dello schifo che c'è oltre il Black Wall. Quello nessuno. Della paranoia che causa. Sono entrambi in gioco, temo. Il suo piano è un altro, ne sono sicuro. Lei vuole scappare, però... Capito, forte e chiaro. Quindi che si fa ora? Ho qualcosa per te. Opera delle migliori menti di Washington. Che cos'è? Un icebreaker, un proiettile d'argento contro qualsiasi netrunner potenziato. Farida lo inserirà nel tuo sistema. Ok. Usalo e nel giro di un minuto Somi perderà conoscenza. Non possiamo correre rischi. Quando si sveglierà sarà a casa. Vabbè. Ok. Come lo uso? Avvialo quando sarete collegati al mainframe. In quel momento Somi avrà le difese abbassate. Ma non lo faremo. Ah, finirà di merda. E chi lo dice? Non so, amico. Diciamo che la metti all'angolo. Aspettati l'inaspettato, sai che intendo. Arriva un momento in cui bisogna smetterla con le previsioni. E agire e basta? Adesso concentriamoci sul salvarvi la vita. Il tempo per parlare arriverà. Per me è ora di andare. Ti lascio nelle abili mani di Farida. Onestamente... Chiamami quando hai finito qui. Prima cominciamo, prima finiamo. Non lo farò. Devo fare qualcosa o... Vuoi compilare un modulo? Da. Ti devo tenere la mano? Che stronza. No, non devi fare niente. Coletto, ti presento Sedia. Da, simpatica la signora. Ok, cominciamo con l'anestesia. Non temere, roba buona. Rilassati e lasciati andare. Me l'hanno già detto una roba simile. L'impianto di modifica dell'ID è complicato, ma la procedura è sorprendentemente semplice. Ottimo, buon per te allora. Ne avevo sentito parlare al controspionaggio della Lasaga. Credevamo fosse stata accantonata allo stadio di prototipo. Eppure vive ancora, come vedi. Quante chiacchiere. Ma che stronza, volevo fare due parole io. Ok, l'anestesia sta facendo effetto. E via. Ma che mi ha tagliato la faccia? Lo sai che sono sveglio, vero? Arca troia. Ma dai! Sono senza faccia! Ma mi ha rotolato la faccia come fosse una piadina! Ora mi tiro uno schiaffo per vedere se funziona. Ciao Johnny. Ehi, quante dita sono? Non ora, Johnny. Vai cortesemente a fanculo. Ti sono mancato. Mi si scalda il cuore. Ma in realtà sì, però. Non ti agitare, così lo rompi. Dimmi un po', come ci si sente ad essere un traditore? Agente segreto, faccio il possibile per sopravvivere o forse una scelta? Faccio il possibile per sopravvivere. Credevo l'avresti capito. Oh cazzo. Ora parli anche come loro. Usi solo parole diverse. No, e dai! È il nostro lavoro. Non c'è altro modo. Per il bene superiore. Non intendevo Cristo in quel santo. Modo. È per questo che ho mollato l'esercito. Parlando seriamente, sei in una bella situazione di merda. Lo so. Su, hai un ferro in mano. Puntalo alla testa di qualcuno e premi il grilletto. La superspia è l'agente a ruota libera.
Tragedia, commedia o entrambe le cose? Tragedie per me come vittima, forse, è solo che non ti piacciono. Pensi che vogliano ingannarmi? No, tutti e due dicono la verità. Non la dicono mai tutta, ma i loro scopi sono più che chiari. Sopravvivenza. Per lei è l'unica cosa che conta. E poi è una bomba atomica ambulante che continua a fare errori e potrebbe esplodere da un momento all'altro. Quello è vero. E Reed, il bastardo è tale quale a me. Se non avessi lasciato l'esercito, io stesso sarei un Reed. Viviamo e moriamo per i nostri principi. Questa è la tragedia, V. Uno sarà la vittima delle buone intenzioni dell'altro. Cerca solo di ricordartelo quando avrai quel drive neurale troppo cresciuto a portata di mano. È stato di grande aiuto. Cosa faresti tu? Rido Songbird. Cosa faresti nei miei panni, Johnny? Io sono nei tuoi panni, idiota. Per ogni scelta del cazzo che fai. E non posso farci niente. Lo so. Ma sinceramente, vi parlando sul serio, non lo so. E non ne ho la più pallida idea. E la cosa ti spaventa? Fatto. L'impianto è pronto. Adesso ti serve solo un imprint comportamentale. E ce l'abbiamo. E fammi un favore. Non dirmi cosa intendi farci. Grazie di tutto, forse ci rivedremo. Magari ripasso, se mi serve altro. Non vedo l'ora. Hai altro che puoi vendermi? Vabbè, usciamo. Missione completata, livello 59. V, è ora di giocarsi tutto, ma sono con te fino alla fine, ok? Non vado da nessuna parte. Andrà tutto bene, vedrai. Ma ricorda, non rimuginare troppo, non esitare. Finiresti solo col perderti nei tuoi pensieri. Ma la placca facciale? Ok, non ha effettivamente un effetto sul mio volto, d'accordo.